Questa sera in particolare parleremo di fotografia e ne parleremo con il fotografo dello studio GLP, appunto GLP Studio, Gianluigi Pasqualini. Buonasera Gianluigi. Buonasera a voi. Allora, andiamo subito a parlare dello studio, ma prima, senza tanti preamboli, andiamo a vedere come ti è nata, come è nata in te, diciamo, la passione per quella che è la fotografia, tra l'altro, una passione che condivido anch'io, quindi so cosa significa, ma è una cosa che sogni sin da bambino, che fai sin da piccolo, magari con le macchinette usa e getta, oppure ti è venuto in adolescenza, in età più adulta, ecco, raccontaci un po' di come ti sei appassionato. Sì. Ma diciamo che fin da bambino ho sempre avuto questa passione per guardare le fotografie, certo. E mia madre aveva una macchina fotografica, ecco, credo con quella veramente in tenera età cominciavo a giocarci. Poi in realtà il primo approccio, diciamo, sì, quella che sarebbe approccio... stata la tua carriera. Ma sì, poi non sapevo che sarebbe poi ovviamente diventata... A quell'epoca mi piaceva. E poi a quell'epoca, certo, queste cose non si possono sapere, ma soprattutto non c'è bisogno di saperle. Sì, allora. Sicuramente sì. E poi niente, così con il tempo, passando gli anni, mi sono avvicinato sempre di più alla fotografia. Ho cominciato a fare il fotografo per, diciamo, non come lavoro, ma semplicemente per passione, per un sacco di tempo. Certo. Ho fatto foto in giro così. Poi nella mia vita ho incontrato un fotografo professionista con la quale ho collaborato per un certo periodo. Quindi è stato un po' la tua mentore? Sì, diciamo di sì. Dopodiché non ho più visto questa persona, ma ne ho incontrate delle altre. Nello specifico posso anche dire il nome, insomma, che è Alberto Martinelli, certo, che è un grandissimo fotografo e nonché un grandissimo amico, con la quale ho lavorato veramente tantissimi anni. E allora, facciamo una piccola parentesi e salutiamo e ringraziamo Alberto che magari ci sta ascoltando. Sì, sicuramente sì. Assolutamente. Allora, poi andando avanti, appunto, conoscendo altre persone, anche Alberto, anche altri professionisti, mi dicevi appunto più che bravi nel campo della fotografia, hai, diciamo, continuato il tuo percorso professionale fino a quando non è diventata veramente una professione, cioè quando anche da prima, poi a un certo punto hai aperto il tuo studio fotografico. Questo quando è successo? Quando è stato aperto GLP Studio? Come è iniziata? Da sono? Con collaboratori, appunto? Ecco, sì. Parlaci un po' dello studio. Diciamo che GLP Studio è nato già tantissimi anni fa, in realtà, anche se comunque ho sempre collaborato con lo studio di Alberto Martinelli, che è Tecnofoto 2000, con la quale ho lavorato credo 20 anni, insomma veramente molti anni. Quindi un bel po' di gavetta anche nel campo dello studio, anche se non eri il titolare, diciamo. Sì, abbiamo lavorato insieme per veramente tantissimo tempo e lo stiamo facendo tuttora, insomma. GLP Studio, diciamo, è nato come esigenza, avendo appunto una partita IVA devi comunque per forza, insomma, gestire questa cosa. E la maggior parte dei lavori li ho fatti con Alberto, appunto, come ti dicevo, e poi faccio cose per conto mio, insomma, ricerche, lavori, insomma. Certo, anche una ricerca artistica, che quella è importante che ci sia. A proposito di ricerca artistica e anche, diciamo, spostiamoci un po' di più sulla tecnica, andiamo su quelle cose che sicuramente lo stiamo aspettando tutti e faranno divertire parecchio, soprattutto gli appassionati di fotografia come me, come, insomma, diciamo, tutti i nostri ascoltatori, i nostri spettatori che hanno questa passione anche solo come hobby per la fotografia. Nel tecnico, ecco, cosa ti piace della fotografia? Sei più per una fotografia magari di paesaggi, di ritratti, oppure magari, diciamo, ti concentri più sulla macrofotografia dei dettagli della natura? Ecco, parlaci un po' di cosa ti piace fotografare e perché ti piace. Diciamo che quello che veramente mi piace fotografare sono le persone, la gente. Quello che mi piace è riuscire a catturare le emozioni delle persone, insomma. Carpe diem, come si dice di solito, ecco. Sì, se ci si riesce, sì. Ecco, diciamo, questo è quello che mi affascina di più della fotografia, cioè il riuscire a interagire con le persone e riuscire a tirar fuori quello che riesco a vedere, chiaramente attraverso il mio modo, e farlo cercare di andare agli altri. Certo, quindi è anche un modo, diciamo, il tuo fine ultimo è quello di imprimere nella fotografia anche quelle, diciamo, quelle frasi, quelle parole che in quel momento non stanno risuonando nell'aria, però tra due persone, o comunque una persona verso di te, verso l'obiettivo, una persona verso un'altra persona, comunque le stanno comunicando, ecco, captare queste comunicazioni, questi linguaggi non verbali, comunque anche solo degli sguardi, è molto importante, ma anche molto molto difficile, ecco. Tu
ti concentri sempre su questo tipo di fotografia, oppure per lavoro ti capita di fare altri tipi di fotografia? Sì, per lavoro a volte magari con delle aziende si fanno altre cose, magari, quindi fotografia industriale potremmo dire anche. Possiamo dire fotografia industriale o comunque eventi, cose di questo genere. Ok. Però la cosa che più mi piace veramente, come dicevo, è fotografare la gente, riuscire a tirar fuori le emozioni, e, per esempio i matrimoni, raccontare storie, questa è una delle cose che veramente mi piace e mi soddisfa. Quindi il reportage del matrimonio, ecco, una cosa che chiedo spesso quando comunque si tratta di matrimoni, in particolare di fotografia al matrimonio, mi viene sempre in mente che comunque si ha la tradizione, ok, ormai da un bel po' di tempo, ma proprio anche dai nostri nonni, possiamo dire che per le possibilità economiche comunque degli sposi che si hanno, in base a quello gli sposi si separano, si isolano da tutto il resto della carovana del matrimonio, della cerimonia, per un'oretta fare il servizio fotografico. Questa è un'usanza ancora in luogo, oppure si fa un reportage di quella che è tutta la cerimonia con gli sposi presenti? Sì, diciamo che questo tipo di cose che hai appena detto era una cosa che più riguardava qualche tempo passato, fa. Sì. Okay. Adesso si deve non farlo più. Tendenzialmente non è che non si fa più, però non c'è più quell'oretta di spazio. Si racconta la storia, si racconta tutto quello che è successo, che succede. Cioè, lo si fa lì direttamente. Sì, anche, e poi magari a volte, se c'è lo spazio, si riesce a tirarsi fuori magari quei 10-20 minuti per fare degli scatti un po' più personali. A volte va un po' alla giornata, diciamo, si segue con report la giornata, e poi se c'è qualche spazio, anche solo di 20-30 minuti, tanto è vero che anche adesso le tecnologie sono un po' più avanzate, quindi richiedono anche meno tempo da questo punto di vista. Sì, anche per come si sta muovendo la fotografia in questo momento. Una volta magari le foto in pose erano più importanti, adesso quello che conta di più è la reportage, raccontare, sì, e l'essere più spontanei possibile. Cosa che succede a volte, per esempio, è fare foto in un'altra occasione, cioè finito il matrimonio, quel giorno del matrimonio dove c'è tutta quella tensione, quella cosa che in qualche maniera ti prende, la gente ti si scarica anche. Sì, poi gli sposi magari giustamente vogliono stare con i loro invitati, no? Assolutamente, sì. Ecco, dici di non stare lì a fotografare tutto fino alla fine, perché a un certo punto bisogna lasciare anche un po' di... Magari in realtà sei lì fino alla fine, però tu sei appena dietro e fotografi comunque, cioè registri tra virgolette quello che succede, però senza essere invadente. Sì. Ok Gianluigi, allora purtroppo i minuti scorrono veloci, siamo quasi in chiusura, però una cosa te la voglio chiedere, ecco, proprio cosa ti ha colpito significativamente nel tuo percorso professionale da fotografo, come appassionato di fotografia, oppure ecco magari se c'è qualche messaggio in particolare che vuoi lanciare a tutti i nostri ascoltatori e spettatori appassionati di fotografia e non anche, ecco. Sì, beh, diciamo che insomma quello che posso dire è di guardare tantissimo le fotografie, di guardare i grandi professionisti, vedere come si muovono, cercare di capire, poi cercare di essere spontanei, trovare una propria strada, guardare quello che veramente siamo, ti emoziona. Come si dice, siamo nani sulle spalle di giganti, quindi guardare i grandi del nostro passato, capirne la tecnica, la composizione fotografica, però poi cercare di esprimere noi stessi. Esattamente, attraverso poi a quello che è, insomma, e poi mi rendo conto che la foto cambia, perché le stesse foto che facevo 10-15 anni fa non sono le stesse che fai adesso, perché tu migliori, cambia anche la persona, e quindi le foto sono diverse. Ma se volete avere un assaggio delle foto appunto che il nostro caro Gianluigi Pasqualini fa, appunto, oppure magari volete i suoi servizi per una qualche cerimonia, abbiamo detto matrimoni, feste di compleanno e che sia, potete trovare lo studio appunto GLP Studio in vicolo Possoi 34 37017 Lazzise, e abbiamo anche il numero di cellulare 335 523 4158. Poi potete scrivere alla mail info@glpstudio.it, e GLP Studio sono sia le pagine Facebook, Instagram e YouTube. Abbiamo anche un sito web in cui potete trovare tutte queste informazioni di contatto, www.glpstudio.com. Allora Gianluigi, io ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi, è stato molto divertente e mi ha fatto molto piacere averti ai nostri microfoni, abbiamo affrontato veramente anche argomenti molto interessanti, devo dire, e quindi ti aspettiamo anche per prossime interviste comunque. Benissimo, io ringrazio voi, è stato piacevole insomma incontrarvi, e alla prossima, insomma, direi. Alla prossima.